Honor 20 Pro, durante l'anteprima vi ho lasciato con questo piccolo quesito. Però voglio sapere la vostra. Secondo voi mi piacerà? Cosa ne pensate? Andrà bene o andrà male? E la risposta è sì, mi è piaciuto, però sento come se gli mancasse qualcosa. Vi inizio subito col dire che mi sono piaciute tantissimo le dimensioni. Io non sono un grande amante dei padelloni, però riconosco che i display grandi siano comodi per la visione di contenuti multimediali. E questo Honor 20 ci viene incontro perché si pone nel mezzo. È lungo 154.6 mm e largo 73.9, ma la cosa fondamentale è che il display ha delle cornici finissime e quindi tutto lo spazio che abbiamo a disposizione viene sfruttato al meglio. Il pannello qui utilizzato è quindi un LCD da 6.26 pollici, Full HD Plus da 2340x1080 pixel e sì, so cosa state pensando e sono d'accordo. Sarebbe stato meglio un display OLED? Assolutamente sì, qua lo schermo è comunque di buona qualità, però mi mancano quei neri profondissimi degli OLED e quei colori super brillanti. In ogni caso è buono e non fatevi intimorire da queste specifiche tecniche, perché nella realtà la resa è ottima. Un'altra cosa che mi ha soddisfatto tantissimo è quel tasto di sblocco laterale con sensore di impronte integrato. Comodissimo, davvero, è ottimo. Forse, e dico forse, è anche più comodo di un sensore sotto lo schermo, perché è ben posizionato, né troppo in alto né troppo in basso. E certo, non lo potete sbloccare quando è poggiato sul tavolo, però è uno dei più veloci e precisi mai provati. Vi parlavo poco fa anche delle dimensioni, non vi ho però ancora detto nulla sullo spessore, 8 mm44. Non sono certo pochi, però non mi dispiace, dà in mano la sensazione di avere un bel mattoncino, solido e di ottima costruzione. Comunque, lo spessore è così elevato perché qua sotto abbiamo anche una bella batteria da 4000 mAh. Ottima, e niente da dire se non belle parole anche su di lei. 2 giorni pieni di utilizzo, con un uso misto di 4G e Wi-Fi. Un'altra cosa fantastica però sono i tempi di ricarica. Grazie al caricatore che troverete in confezione, da 22,5W avrete uno smartphone carico al 100% in circa un'ora, ora e mezzo. Ovviamente dipende da cosa ci farete nel mentre. Questa ottima autonomia però non è da attribuire soltanto alla capacità della batteria, ma anche dall'hardware poco energivoro che abbiamo qua sotto la scocca. Conoscete anche lui, il Kirin 980, sapete come questo SoC con CPU octa-core sia uno dei migliori sul mercato, anche grazie alla sua GPU Mali G76. Avrete quindi giochi fluidi, zero lag, zero impuntamenti e durante questi giorni di test è sempre stato super reattivo. Ovviamente il tutto è accompagnato anche da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Qua la memoria interna è tantissima, però sarà questa per sempre, non si può espandere perché il carrellino che sta qua sul lato consente soltanto di inserire 2 SIM card. Vorrei ora fare un passo indietro un attimino perché vi torno a parlare della parte esterna. Vi ho detto che sì, è costruito bene, dà una bella sensazione di solidità in mano, però ho trovato che il vetro si graffia con più facilità rispetto ad altri smartphone. L'ho usato come tutti gli altri, sicuramente ci sarà stato qualche fattore che ha accelerato il danneggiamento, però boh, ho trovato questi graffietti sul retro e un po' mi è dispiaciuto. Sia perché non voglio assolutamente rovinare i miei device, ma anche perché questo Honor 20 Pro mi piace e mi dispiace trovargli i difetti. Passiamo ora a una cosa che sicuramente non mi ha deluso, però mi ha fatto un effetto un po' strano. Come vi ho detto nell'anteprima, le fotocamere sono 4 e le rivediamo insieme. Camera principale da 48 megapixel con IMX586, lo abbiamo visto in milioni di smartphone top di gamma in questo 2019 e sappiamo come sia uno dei migliori sensori in campo fotografico mobile. Le foto sono davvero di ottima qualità in quasi tutte le condizioni di luce, anche perché abbiamo la modalità notturna che, come sappiamo, in questi device Honor e anche Huawei funziona benissimo. Il secondo invece è un 16 megapixel con lente wide e il terzo invece è da 8 con lente zoom 3x. Qui non smetterò mai di dirlo, la camera wide è più comoda di un teleobiettivo, però questo da 3x stabilizzato mi è tornato utile in tante situazioni. Gli scatti prodotti da questa camera sono davvero di ottimo livello. La quarta invece è quella che ritengo un pochettino inutile, per questo vi dicevo che mi faceva questo strano effetto. È una piccolissima fotocamera da 2 megapixel per fare foto macro. I problemi però sono due. La risoluzione è bassissima e poi c'è il fuoco fisso a 4 cm. Praticamente dovrete essere super precisi nel distanziarvi dal soggetto. A 3,5 cm è fuori fuoco, a 4,5 è fuori fuoco e insomma non è una fotocamera punta e scatta. Infine c'è lei, la camera anteriore in quel piccolo forellino là sopra. 32 megapixel e foto anche qui davvero buonissime, soprattutto perché c'è un algoritmo di HDR Plus che funziona egregiamente, specialmente in esterno. Con molti smartphone questi selfie venivano con il cielo totalmente bruciato.
Lui invece mantiene bene l'esposizione nelle varie parti della foto. Discreti anche i video, possibili fino al 4K a 30 frame per secondo, però sappiamo che non spiccano per la loro incredibile qualità. Sul fronte connettività invece non mi sembra mancare molto, quindi abbiamo l'NFC, il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0 e 4G Plus, quindi ci possiamo connettere correttamente a tutte le nostre reti mobile italiane. Peccato solo per il jack audio 3.5, come il suo fratello più piccolo, l'Honor 20, manca anche qui, e quindi il tutto viene indirizzato sulla porta di ricarica e dati USB Type-C 2.0. Molto spesso ci lamentiamo anche di questo piccolo dettaglio della Type-C 2.0, ma nella realtà cosa cambia avere o meno una versione 3.0? Semplicemente, oltre alla velocità di lettura e scrittura, con la 3.0 possiamo trasmettere anche il segnale video. Gli smartphone attuali stanno diventando sempre più performanti e già mi immagino un futuro in cui i nostri PC portatili saranno rimpiazzati da loro. E quindi oggi avere uno smartphone capace di trasmettere video attraverso un cavo sarebbe una bella comodità, magari abbinato anche a una bella modalità desktop. Le ultime due mancanze non sono fondamentali, però è giusto segnalarle. Non abbiamo quindi la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e lo speaker è mono, qui sul basso. Però devo dire che invece la capsula auricolare si sente davvero bene, soprattutto in chiamate, non ho mai riscontrato problemi di recezione. Comunque siamo alle conclusioni e questo Honor 20 Pro è sì un top di gamma ma tra quelli più economici. Il prezzo di vendita è fissato a 599€ per l'unica variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. 599€ certo non sono pochi, però in questo 2019 ci sono altri smartphone top di gamma che raggiungono e superano tranquillamente i 1000€. Lui va a porsi in una fascia di prezzo particolare e si scontra subito con un parente molto molto vicino. Lo potremmo definire un cugino, il Huawei P30, non la versione Pro ma quella normale. Le dimensioni sono molto simili, ma ci sono alcuni dettagli che ci faranno preferire l'uno all'altro e viceversa. E voi invece che mi dite? Vi è piaciuto questo Honor 20 Pro? A me sì, soprattutto per questo sblocco laterale qua, comodissimo. In ogni caso, questo era tutto e io come sempre vi invito ad andare a vedere l'articolo che trovate in descrizione insieme al link per l'acquisto. Come sempre, lasciate un like e anche un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo smartphone e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, da Lorenzo.